È in vendita. La signorina. Ma come si permette? A casa. Ma come ti permette? In vendita! Togli subito quel cartello! Ho preso come colpo, stiamo... ma nonna deve scrivere in vendita! Non è questo il modo! Non è questo. Qual è il modo? Si deve vergognare! Sì, abbiamo il decreto del ministero, stiamo smaltendo i profughi di Lampedusa. Norme, regolamentazione, assegnazione ai migrati per l'inserimento nel mondo del lavoro. Quindi la mettiamo in vendita e voi gli date un posto letto, gli date una paghetta, vi fa le pulizie, vi aiuta con le buste della spesa. Signora, vi aiuta con le pulizie. No, ma non mi serve, è solo una curiosità. Non mi dica che sta parlando sul serio. Me la comprate il posto? È una schiava. Vendete l'opera, il lavoro. Io la vendo. Io comunque la vendo. Voi la vendete? La vendo. A me non serve, per ringraziare il Signore. Per quale motivo? Però non la comprerei mai. Perché non la comprerei? Perché è un essere umano, gli esseri umani non ti comprano. Io ieri ne ho venduti tre però. Bravo. Buon lavoro avete trovato. Comprare qualcuno? Sì. Prima sento adesso. È la prima volta che sento. Perché è scritto... in vendita. Posso parlare con lei? Sì, sì. Vi porta le spese? Già ce l'abbiamo. Dove l'avete comprata? Al mercato. Ma sapevo cucinare a me, sapevo fare pure i servizi. E facciamo questo conto, quanti sono a fine mese? Era a mangiare, noi dobbiamo mangiare, manca il nostro mangiare, mangi il suo no, mangiare. No, ma lei si adatta. Me la potrei comprare come lavava per terra, lavava piatti. Sì. Poi ho anche delle persone anziane. E lei mi potrebbe dare sì, una mano? Assolutamente. Se la vendo in che senso? Quanto? 1.000 euro, vabbè. È una bella ragazza però. Ci vale mille euro. Pure giovane. Però vostra moglie è a casa o non è a casa? No, non è a casa. Non è a casa. Siamo 3 mesi che siamo separati. Quindi ci state pensando eventualmente a rimpiazzare vostra moglie? Mi volete lasciare il vostro numero di telefono? Come no? Non è caro quando arriva a casa dove è servizio. No, no, questa è docile. È proprio, ha un carattere docilissimo. Ma parla pure un po' di italiano. Poco, dovete poi piano piano impara. Parli un po' di italiano. Poco italiano. E dopo si facciamo fatta pure battendo, già rimasto con 500 euro e mi ha portato. Già domani. Cioè siamo accordati allora. Ci siamo accordati sulla parola. Adesso pensiamo che conosci tutto qua, io non faccio mai gli altri. Va bene. Pure i vigili. Riconoscono pure i vigili. Le cade una donna, è molto brutto, in vendita, è una persona, non è un oggetto. Capito? Lo so. La tratta degli esseri umani non esiste, assolutamente. Io ora chiamo i vigili, che io sono un assistente sociale e vediamo... Aspetti un attimo. Lei li conosce i diritti degli esseri umani? Che ci stai tu qua? Siamo tutti in vendita, animale! Non è questo il modo! Perché qual è il modo? Si deve vergognare! Allora scusate, stiamo facendo un esperimento sociale. Abbiamo fatto una provocazione. Proprio qua a Napoli, noi che abbiamo una cultura per gli immigrati, per i diversi. Però basta che è dolce, lei è stato è dolce, è dolce. Io mi voglio pure dare la porta a rete. Assolutamente, noi facciamo un contratto regolare di vendita.